funzionato, ce l'abbiamo fatta Yolanda dopo mesi. Oggi la prevista inaugurazione del museo multimediale del Parco del Matese presso la sede del Parco di San Potito Sannitico. Il presidente Girfatti ha fatto gli onori di casa ospitando numerose autorità, fra le quali l'assessore regionale al turismo Casucci. Presente anche l'attrice Cristiane Filancieri. A margine dei lavori abbiamo sentito gli ospiti presenti. E sentite che cosa ci hanno detto. Dopo aver lavorato molto per questo progetto, nel quale ha creduto molto, oggi verrà inaugurato il museo multimediale del Parco regionale del Matese. Sì, volevamo lasciare traccia di quelle che sono le bellezze matesine. Abbiamo lavorato tanto affinché si riuscisse a fare una inaugurazione in presenza. Sapete che purtroppo la normativa anti-Covid è molto stringente. Oggi inauguriamo questo museo sperando che possa essere visitato da tutti coloro che vogliono conoscere in maniera approfondita il Parco regionale del Matese. Qualcuno mi potrebbe chiedere: ma un museo alla luce del Parco nazionale? Ebbene, proprio per questo noi dobbiamo lasciare traccia di quello che è stato, di quello che è il Parco regionale, di quello che è stato fatto soprattutto negli ultimi anni. La settimana scorsa abbiamo celebrato l'ottenimento della certificazione forestale, oggi inauguriamo il Museo Multimediale del Matese, che nasce da una buona pratica. Io ripeto spesso, abbiamo inaugurato una stagione di buone pratiche, ovvero la collaborazione, la sinergia tra un ente pubblico, ovvero il Parco Regionale del Matese, e il Club per l'UNESCO di Caserta, hanno fatto sì che potesse nascere questo museo, che è una chicca, un museo multimediale, ovvero un viaggio nei 20 comuni del Parco Regionale del Matese. Quando arriverà questo Parco nazionale? Allora, il Molise, la Regione Molise ha proprio all'inizio di luglio ha inviato una nota al Ministero con la perimetrazione e la zonazione per quanto riguarda la Regione Molise. Quindi, avendo la Campania già ottemperato alla perimetrazione e alla zonazione, adesso i tecnici di ISPRE del Ministero dell'Ambiente stanno unendo le due perimetrazioni. Penso che entro la fine dell'anno dovrebbe essere. Ci vuole spiegare intanto come è organizzato questo museo? Cioè il visitatore che arriva a Piedimonte, nel Matese, diciamo, viene al museo, deve venire al museo per cercare di capire come muoversi su tutto il territorio. Ecco, come funziona esattamente? Funziona nella maniera più moderna, più contemporanea possibile. Devo anche dire che questo progetto ha visto un forte apporto anche di collaboratori giovanissimi, giovani come Yorgos Spano Dimitriou, per esempio, e quindi abbiamo voluto capire il linguaggio anche dei giovani giovanissimi, ma non solo. Si arriva qui, che è la porta tutto sommato del Matese, si arriva qui e piuttosto che chiedere dove posso andare, che posso fare, si entra in questa stanza delle meraviglie, delle magie, si clicca, cose che ormai facciamo tutti, perché è lo stesso gesto che facciamo per accendere un telefonino, per inviare un messaggio, e viene fuori il luogo che pensiamo o che forse vorremmo vedere, perché in realtà su una delle pareti c'è tutta la mappa del Matese. Quindi basta guardare e dire: ma ecco lì, voglio andare a San Lorenzello, cosa vado a fare, cosa vado a vedere? Si clicca su San Lorenzello, Castello del Matese, Gioia Sannitica, i luoghi del cuore, insomma, e viene fuori una schermata con un testo accompagnato da una musica soft, molto soft, in cui si dice abbastanza rapidamente, in modo da non far stancare nessuno, che cosa c'è in uno di questi meravigliosi borghi, paesi, città che rendono splendido e ricco il Matese. Professore, allora oggi l'inaugurazione del museo virtuale, un passo importante per la promozione del territorio? Sì, la nascita di un museo è sempre
un momento particolarmente importante per tutto il territorio, per il riconoscimento non solo culturale, ma anche direi turistico, perché il parco è un centro di propulsione per la conoscenza del territorio ai fini di una promozione turistica, e questo territorio merita pienamente, non solo per le caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche che ha, ma per la grande ricchezza culturale che custodisce, che è una ricchezza tipica del paesaggio italiano, una ricchezza diffusa fatta di tanti siti, di tanti contesti, di tante preziosità, di tante bellezze che possono essere lette in piena armonia con un paesaggio che conserva ancora fortunatamente le caratteristiche di integrità e bellezza. Cristiane Filangieri, che cosa ci fa qua al parco? Che ci faccio? Porto avanti un po' un sogno che era di mio padre, una battaglia che ha fatto per tanto tempo con tanti amici. Proprio oggi riguardavo delle fotografie di tutte le riunioni che papà faceva, e mi raccontava mia madre che andava nei vari paesi a spiegare che il parco vuole essere e deve essere un qualcosa che aiuta il territorio a preservarlo, a portarlo a farlo vivere bene, a farlo conoscere. Non deve essere qualcosa che ostacola o che mette dei limiti, e giustamente possono esserci delle resistenze, come ce n'erano allora. Mio padre cercava di spiegare, e questo era il suo sogno, che farlo, se lo si fa tutti insieme con una bella energia e con dei giusti fini, è un qualcosa che può aiutare. E speriamo che sia così, quindi eccoci qui qualche anno dopo a vedere che piano piano dei passi sono stati fatti, e siamo qui all'inaugurazione del museo. Che è un fatto importante per la promozione del territorio, del parco. E certo, così si ha un posto, un luogo dove si può venire. Poi mi raccontava anche il presidente Vincenzo Girfatti che è anche un info point, dove quindi la gente può capire cosa può vedere, le bellezze, e come mi diceva la dottoressa, la professoressa Yolanda, sì che ci sono tante bellezze naturali, ma la ricchezza è veramente nei patrimoni culturali, nei palazzi antichi, nella storia, è questo il bello. Quindi se uno riesce a unire questo più il mangiar bene, il passeggiare in dei bellissimi posti, credo ci sia tanto da vedere. Beh, il Matese è un luogo centrale, il cuore dello sviluppo delle aree interne, uno dei posti più importanti, un parco regionale che è diventato parco nazionale, che sta diventando parco nazionale. È un luogo nel quale si articolano tutta una serie di idee dello sviluppo che si realizzano nella realtà normativa e territoriale regionale. Noi crediamo molto in questo momento di crescita del turismo sostenibile regionale che passa attraverso i parchi, in particolar modo questo parco, che non solo si sta mutando, ma si sta mutando in una logica, quella di sostegno delle aree territoriali che hanno bisogno di una nuova idea di sviluppo. Il parco nazionale, lo chiamo già così, il Parco Nazionale del Matese, è sicuramente una delle grandi opportunità di questa terra. Onorevole, perché stasera lei qui al Parco del Matese? Io sono qui per vari motivi, innanzitutto perché sono stata invitata e questo è stato per me un grande onore, e poi perché ci tengo particolarmente a questo territorio in quanto ho un progetto politico che poi rispecchia anche la volontà dei rappresentanti politici della zona, ossia quello di far parte questo territorio alle aree interne in maniera tale che possa essere maggiormente attenzionato, in maniera tale che possa essere servito e possa essere conosciuto. Consideri che la provincia di Caserta non ha aree interne. Cosa sono le aree interne? Sono quelle che vengono prese maggiormente in considerazione anche come partecipazione di spesa, anche come progetti futuri. Invece il Matese è stato accantonato. Consideri che la provincia di Caserta non presenta area interna, a differenza delle altre province della regione Campania.